Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale, io sono Dario detto il Darion e oggi video un po' per riassumere la settimana che abbiamo appena trascorso, che io in questa settimana ho voluto caricare dei video, diciamo i classici, no? I video pagellone del mercato, il pronostico della classifica, quindi ho lasciato un po' da parte, diciamo, le discussioni di casa nostra, ecco, mettiamola così, discussioni che andiamo un po' a recuperare in questo video, che sarà appunto un riassunto della settimana appena finito. Allora, i temi principali di questa settimana secondo me sono stati tre, ok? Uno è stato sicuramente quello di Mario Rui e Folo Russo. Sapete benissimo cosa è successo, cioè partiamo da Mario Rui. Allora, Mario Rui, ragazzi, sappiamo benissimo che ormai non fa più parte del progetto del Napoli. Conte lo ha fatto fuori. Ci tengo a precisare che tutto questo è stato fatto a inizio mercato, quindi parliamo di giugno e barra inizio luglio, quindi diciamo che Mario Rui ha avuto tutto il tempo, no? Di trovarsi una sistemazione, di trovarsi una nuova squadra. Sappiamo che ci sono state varie chiamate, il Lille, il San Paolo che sembrava la squadra più vicina a lui, anche il Besiktas, ci sono state delle squadre, il Nizza pure, quindi anche squadre comunque di un livello, di un certo livello, però Mario Rui ha rifiutato tutte le destinazioni. Perché? Perché pare che lui voglia giocare solo in Portogallo, voglia tornare in Portogallo. Allora, premessa importante, ragazzi, la situazione Mario Rui è figlia del rinnovo fatto lo scorso anno, un rinnovo che non aveva senso di esistere, perché l'anno scorso il Napoli, dopo la famosa sfuriata tra virgolette di Giuffrey, dove disse uno scontento in mezzo ad altri scontenti, per far star muto il procuratore, rinnovo di contratto a Mario Rui, quindi andiamo a rinnovare il contratto a un 32enne, allungandogli la scadenza di ulteriori 2 anni, aumentandogli anche l'ingaggio. E quindi la situazione attuale è figlia anche di quel rinnovo, quindi diciamo che in questa storia il Napoli ha una sua parte di colpa. Ovviamente però una parte di colpa ce l'ha anche Mario Rui. Ora, chiamiamolo scemo a uno che decide di stare fuori rosa e prendersi 1,8 milioni. Comunque, chiusa questa piccola parentesi, Mario Rui di certo c'ha anche le sue colpe, perché ti è stato detto a più riprese e molto anticipatamente che non facevi più parte del progetto, quindi sapevi che saresti andato fuori rosa. Nonostante ciò decidi di rifiutare tutte le offerte che ti arrivano solo perché tu vuoi andare a giocare in Portogallo. Cioè, la domanda mia è: ma se dal Portogallo non arriva nessuno e se tu sai che vai fuori rosa e quindi non giocherai, allora a sto punto, cioè, io capisco che tu vuoi andare in Portogallo, però dico, se non arriva niente dal Portogallo, vattene da un'altra parte. Ma lui mi sa che ce lo terremo sul groppone come teniamo sul groppone Demme. Ovviamente, ragazzi, io non penso che ci sarà un reintegro per Mario Rui, così come è successo per Folo Russo, anche perché c'è la situazione liste. E qui voglio collegarmi a un altro tema che è stato affrontato in questa settimana, ovvero il mercato svincolati. Abbiamo detto a più riprese che il calciomercato di quest'estate è stato un mercato ricco, dove il Napoli ha preso tanti giocatori, però è stato anche un mercato incompleto perché non è stato preso l'esterno destro. Chiuso il mercato si sono cominciate a fare le ipotesi, no, di svincolati. Si è parlato di Candreva, si è parlato di Atal, si è parlato in generale di andare ad attingere dal mercato degli svincolati. Ora c'è il problema delle liste, non c'è lo spazio, ragazzi, noi non abbiamo più spazio, gli over 22 sono 17 e se tu vuoi prendere uno svincolato devi necessariamente mettere qualcuno fuori rosa oltre a Mario Rui. Folo Russo non possiamo metterlo fuori rosa, facciamo a tarantella, prima lo mettiamo, poi lo ritogliamo, poi lo rimettiamo, non ha senso. L'unico che verrebbe tra virgolette sacrificato secondo me è Ngong, ma ci conviene mettere fuori rosa Ngong e quindi creare un altro problema ulteriore? Non penso, quindi io credo, ragazzi, che se ne parlerà a gennaio, e io voglio sperare che a gennaio venga fatto qualcosa, ma io credo che succederà. L'argomento terzino destro è un argomento che dobbiamo per il momento mettere nel cassetto e questo cassetto poi verrà riaperto, si spera, a gennaio. Per quanto riguarda Folo Russo, secondo me è stata fatta la scelta migliore, cioè reintegrarlo in rosa,
ha anche ricominciato ad allenarsi col gruppo, quindi lo possiamo proprio considerare in toto, diciamo, parte integrante del gruppo, squadra. Io penso che ci sia stato un colloquio con Conte, si saranno chiariti. È stata fatta la scelta migliore, ragazzi, e anche perché comunque Folorunshō tatticamente ti può essere molto utile se vuoi passare a un centrocampo a tre. Qualcuno sta parlando anche di una soluzione Folorunshō esterno a destra, giusto per tappare il buco in attesa di gennaio. Non lo so, io la gamba sicuramente per fare avanti e indietro la fascia ce l'ha. È una cosa che andrebbe sperimentata, ecco, però non so se può rendere sulla fascia. L'importante però è che è stato reintegrato nel gruppo e quindi adesso abbiamo un giocatore in più che può sempre far comodo. Ora, diciamo che in questo momento tu hai un centrocampo composto da Anguissa, Lobotka, Gilmour, McTominay e Folorunshō. Ne hai 5. Giusto una piccola parentesi sul modulo, perché ho sentito tante cose in questa settimana. Si sta parlando di un cambio modulo da parte di Conte, si sta parlando appunto di passare al centrocampo a 3. Io penso, ragazzi, che la rosa attuale sia fatta appositamente, diciamo, è costruita ad hoc per giocare con una mediana a 2, ok? Perché tu comunque la mezzala da centrocampo a 3 alla Zielinski non ce l'hai. McTominay non è Zielinski. Lo potresti mettere volendo in un centrocampo a 3 come mezzala in cursore e ci metti accanto un Folorunshō, un Anguissa e vertice basso Lobotka, potrebbe, ma secondo me questa rosa è fatta ad hoc per giocare con una mediana a 2, poi decidete voi il modulo. Chiusa la parentesi modulo, andiamo all'altro argomento, ovvero il compleanno, perché ieri, ragazzi, è stato il compleanno, è stato l'anniversario. Perché ieri 6 settembre 2024 sono passati esattamente 20 anni da quando De Laurentiis è diventato presidente del Napoli. Allora, io sinceramente non pensavo fosse il 6 settembre la data ufficiale, non vorrei dire una fesseria, però quel giorno De Laurentiis uscì dal tribunale di Napoli per, appunto, con in mano il foglio di carta dove ufficialmente lui divenne il presidente del Napoli. Quindi ieri sono passati esattamente 20 anni, c'è stato il ventennio De Laurentiisiano. Ed è stato un ventennio, ragazzi, tutto sommato decisamente positivo. Penso che su questo non ci sono discussioni, perché tu comunque in 20 anni hai fatto dei passi avanti giganti. Ci sono state le delusioni, ci sono stati dei passi indietro, ci sono state delle cose molto discutibili, però nel complesso, ragazzi, tu in 20 anni sei diventato un club europeo, un club dalla caratura internazionale, stabilmente nelle coppe europee, tralasciando quest'anno, sei diventato una big del calcio italiano. Abbiamo visto in questi anni veramente a chiunque, a livello di calciatori, a livello di allenatori, perché ricordiamoci che c'è stato anche un certo Ancelotti qua, però purtroppo non è andata come tutti speravamo. Ora c'è Conte, si è iniziati con Reia, con Ventura, poi è arrivato Benitez, che ci ha dato, no, un po' quel Benitez, secondo me è stato l'allenatore che ti ha fatto fare lo switch dal punto di vista, appunto, internazionale. Poi è arrivato Sarri, che con Sarri abbiamo sfiorato il sogno scudetto. È arrivato poi Ancelotti, che purtroppo ha fallito, la parentesi Gattuso, e poi è arrivato Spalletti, che è stato proprio l'apice, ecco, il periodo di Spalletti è stato l'apice del Napoli di De Laurentiis, perché hai vinto il campionato, sei arrivato ai quarti di Champions League, un traguardo che non è mai stato raggiunto da nessuno. I due anni di Spalletti, secondo me, sono stati l'apice di questa gestione, una gestione che ha visto tanti, a mio avviso, tanti trofei, perché tu comunque hai vinto un campionato, hai vinto 3 Coppe Italia, una Supercoppa. Io però voglio anche ricordare quelle volte dove purtroppo siamo stati scippati, perché io la Supercoppa a Pechino non me la dimentico. Voglio menzionare anche la semifinale di Europa League con il Dnipro, partita anche lì, diciamo che mezza scippata, quella finale di Europa League contro il Siviglia. Là veramente abbiamo rischiato quell'anno di portare a casa un trofeo europeo. Indimenticabile la conferenza stampa di De Laurentiis dopo quella partita. Platini
nel buio della tua cameretta di neon, me la ricordo ancora. Quella conferenza stampa fu storica. Tutto sommato, ragazzi, questi 20 anni di Tardelli sono stati molto buoni. Sono stati degli anni comunque dove il Napoli è stato costantemente una big del calcio italiano ed è stata costantemente nel giro dei club europei. È stata la costanza il punto di forza di così. Poi ci sono stati dei passi falsi. Forse è anche normale che su 20 anni, 2 o 3 anni li sbagli. Non siamo infallibili. Però nel complesso il Napoli in questi 20 anni ha fatto grandi cose. E io poi non posso, diciamo, fare un confronto con Napoli di Ferlaino perché io non l'ho vissuto il Napoli di Ferlaino. Io ho iniziato a tifare Napoli dal 2007, quando il Napoli è tornato in Serie A. Quindi il confronto con Ferlaino lo lascio a tutti voi che comunque avete vissuto anche quell'era, perché comunque ci sono iscritti di vecchia data, mettiamolo così, esperti, veterani che hanno visto anche quel periodo lì. Sarete voi a dirmi se è stato meglio quel Napoli o è tutto sommato è stato meglio questo Napoli di De Laurentiis, questi primi 20 anni, perché poi non è chiusa qui, non è finita, perché lo stesso De Laurentiis disse si è chiuso lì, adesso se ne riapre uno nuovo, quindi vediamo cosa sarà capace di fare in questo nuovo, diciamo in questa parte 2 dell'era De Laurentiis. Io l'ho detto varie volte e spero che un giorno succeda, però io vorrei tanto che De Laurentiis mettesse su delle strutture, non dico di fare lo stadio di proprietà, però un centro sportivo, una casa per la primavera, migliorare le strutture, lasciare proprio qualcosa di pratico, di fisico. Io vorrei che De Laurentiis facesse le strutture. Un centro sportivo sarebbe già tanta roba. Spero che lo faccia, perché quello secondo me è un qualcosa che ti aiuterebbe parecchio, soltanto dal punto di vista del fatturato. Spero che lo faccia, così come spero che ci siano altri successi. Di delusioni le abbiamo avute tante, forse sono state più le delusioni che le gioie, però diciamo che in questi 20 anni di gioie ce le siamo tolte, ecco, quello senza ombra di dubbio. Detto questo, breve parentesi nazionali, ha giocato la Scozia l'altro giorno, Gilmour e McTominay vanno a segno entrambi, però la Scozia perde 2-3 contro la Polonia. Però Gilmour e McTominay, freschi di tesseramento con Napoli, fanno gol. L'effetto Conte, che si è visto anche il Raspadori, che ieri da seconda punta fa il gol del 3-1 in Francia-Italia. L'Italia vince dopo tempi immemori una partita ufficiale in casa della Francia con le reti di Di Marco. Ragazzi, il gol di Di Marco, capolavoro. Segna poi Frattesi e il gol finale lo segna Raspadori, che entra al posto di Pellegrini e va a fare la seconda punta vicino a Retegui. Ecco, Raspadori a fine partita dice: ho giocato nel mio ruolo naturale. Qua voglio aprire una piccola parentesi collegandomi al Napoli. 3-5-2. Questo 3-5-2, questa idea di passare appunto al 3-5-2 si fa sempre più insistente. Il problema però è che devi togliere Neres o Politano, uno dei due, cioè devi togliere un attaccante e mettere un centrocampista in più. Però diciamo che Raspadori seconda punta vicino a Lukaku, secondo me sarebbe quello è il suo ruolo. Lì poi non ci sono più scuse. Però ecco, Raspadori rischia di essere un altro equivoco tattico. L'abbiamo detto più volte. C'è il problema di Kvara. E Kvara dove lo mettiamo? Neres dove lo mettiamo? Sta in panchina? Quindi il rischio di un altro equivoco tattico alla Lindstrom con Raspadori è sempre più presente. E quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Ho fatto un po' il riassunto della settimana. Direi che non ho dimenticato nulla. Questo è quanto per oggi. Noi ci aggiorniamo alla prossima. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere un vostro parere su in generale su quello che ho detto in questo video. Iscrivetevi, mi raccomando, ragazzi, che è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon proseguimento di sabato, una buona domenica se non dovessimo vederci domani. Forza Napoli sempre, alla prossima e buon weekend. Ciao!